Il compostaggio in Sicilia è stato questo il titolo di un seminario organizzato dalla CADA col patrocinio dell'Assessorato regionale dell'Energia e Servizi di Pubblica Utilità e del Consorzio Compostatore Italiano ed in collaborazione con Sogeir, Novamont, Eurovix ed Ensorga. All'incontro hanno partecipato importanti relatori che hanno illustrato ai numerosi presenti l'importanza del compostaggio e della raccolta differenziata, alla luce soprattutto dei nuovi impianti realizzati sul territorio per il compostaggio della frazione organica, tra i quali anche quello di Sciacca. La giornata essenzialmente mira a individuare tutte le criticità che esistono, che si concretizzano nel momento in cui si attiva un nuovo ciclo di produzione industriale, che è quello del compost. Stiamo affrontando tutti i problemi che i gestori, come anche Sogeir, insomma, deve affrontare giornalmente una volta che è stata attivata questa nuova filiera di produzione. In definitiva, da quello che sino ad oggi è un grosso problema ambientale, cioè la frazione organica del rifiuto solido urbano, che è un problema ambientale perché determina produzione di percolato, di emissioni, in discarica, tutta una serie di problemi che ha risorsa, quindi risorsa attraverso il recupero di materia. Questo percorso virtuoso però deve essere concretizzato nella gestione conforme di un impianto. Chiaro che in tema di gestione di rifiuti l'importanza del compostaggio e della raccolta differenziata sono molto rilevanti. Sì, è quello l'elemento centrale, cioè l'elemento centrale rispetto al passato. Oggi finalmente si è individuato la raccolta differenziata come appunto elemento centrale della gestione dei rifiuti in Sicilia. Teniamo conto che in Sicilia, proprio da attività che anche noi diciamo direttamente abbiamo eseguito, quello appunto che era un problema è una risorsa in quanto è significativamente in concentrazione più elevata rispetto al resto della nazione, cioè la frazione umida del rifiuto solido urbano in Sicilia è dell'ordine del 60% del totale. Contro a un 45% della media nazionale. Questo naturalmente deriva dalla nostra, diciamo, la nostra abitudine, la dieta mediterranea e quant'altro. La frazione organica che incide per circa un terzo in peso rispetto agli RSU è quella che dà maggiori problemi nella gestione, perché è quella fermentescibile, cioè che si trasforma producendo odore sgradevole, è quella che crea il percolato, perché appunto la frazione organica è umida e quindi bisogna evitare di portarla in discarica, perché nelle discariche, quando c'è il percolato, lei sa bene come bisogna gestirlo, c'è tutta una procedura, c'è dei costi notevolissimi. La Sicilia, in merito di costruzione di impianti del compostaggio, può fare di più? Ah, sicuramente sì, già abbiamo già realizzato 9 impianti. Questi impianti, di questi 9 realizzati, già 7 producono compost e gli altri 2 nei prossimi mesi produrranno compost, e abbiamo in programma la realizzazione di 4 grossi impianti a Palermo, Catania, Messina e Siracusa.